Dal Gran Consiglio arriva il via libera al controllo sistematico dei salari. Contrastare il dumping salariale è l'obiettivo dell'iniziativa targata a Giorgio Fonio, Maurizio Augustoni e Luca Pagani, tutti gran consiglieri del Partito Popolare Democratico, che nonostante le iniziali resistenze di alcune forze politiche è stata accolta dal Gran Consiglio del Canton Ticino. La proposta è passata con 59 sì, 23 no e 2 astenuti, favorevoli all'iniziativa del Partito Popolare Democratico, Lega, Verdi, Partito Socialista e Sindacati, contrari governo, Partito Liberale, Radicale Ticinese e le associazioni economiche. L'idea è di verificare in modo puntuale le condizioni salariali offerte dal datore di lavoro, ogni qualvolta viene rilasciato un permesso, e in caso di anomalie o abusi, sanzionare i trasgressori. La proposta di Fonio si articola in maniera semplice. Una procedura di rilascio dei permessi di lavoro con un controllo sistematico delle condizioni salariali offerte dal datore di lavoro. Riuscire dunque a combattere il dumping salariale prima che riesca a mettere radici e infine la verifica, conformità con quanto stabilito dai contratti normali e da quelli collettivi di lavoro. La possibilità di reperire manodopera estera a basso costo è la causa principale di concorrenza sleale tra i lavoratori, ha più volte sottolineato il PPD. Un tema, quello della parità salariale, portato avanti anche dai sindacati. L'obiettivo principale è che in questo modo non venga più applicata una concorrenza sleale, ma una concorrenza leale, basata sulla qualità della manodopera e non dall'opportunità di pagarla meno, spiega Sergio Aureli, responsabile frontalieri del sindacato svizzero Unia. Bisogna dunque contrapporsi a tutti quei datori di lavoro che sfruttano i lavoratori, pagandoli meno dei contratti stabiliti.